Rabbitudo. Guess he must have finally got tired of fighting with you. I sure hope so. Forse Riku non vuole più combattere contro di te. Sarebbe bello. Attenzione, non si sa mai dove potrebbe nascondersi Riku. Paperino sembra molto positivo, eh. So what's going on, Vexen? Your Riku was supposed to counter Sora. What's he waiting for? Where is he? He's hiding somewhere to lure Sora deeper into the castle, right? I suppose we should just leave it at that, you know. Aha! Oh, I see now. I would have never guessed that. So sorry, Vexen. Silence! Predictable response. Forget it. Men without hearts are so boring. You're one to talk. As if you have such a heart to speak of yourself. That's enough. Marluxia! Vexen, the simple fact is that your project was a failure. You'd best not disappoint us again. Disappoint you? You go too far! In this organization, you're number 11. I'm number 4 and I will not have you! I've been entrusted this castle and Naminé by our leader. Defying me will be seen as treason against the organization. Traitors are eliminated. I believe that's what the rules say. Who needs a half-baked good-for-nothing anyway? Vexen, you cannot win against Sora. Pity to be so ignorant. As you're only able to see the surface of things, I should not expect you to appreciate my true might. Oh? Then let us watch as you prove it. What? None of us wish to be suspicious of a comrade. Your insincerity is comforting. You give a challenge like that to Vexen and he'll seriously want to eliminate Sora. That would be an unfortunate denouement. What to do? Your hero is soon to be wiped from existence. But I believe there is a certain promise that he made you. Isn't that right, Naminé? Yes. Oh. Ha parlato. Almeno sappiamo che sa parlare oltre che disegnare. Wow, the top floor. We've gotten up pretty high. And that must mean we've lost 10 whole floors worth of our memories. Sora, it's still not too late. Don't you think we should turn back? Can't do it. Because that would break an old promise that I made. An old promise? What would that be? On the islands, I promised Naminé that I'd keep her safe, no matter what. But I forgot it. I didn't remember until I started forgetting everything else. A promise between the two of us. That's why I can't leave. Now that I remember the promise, I have to keep it. Of course. We understand, Sora. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts Re-Change of Memories. Siamo sempre su PS4 e siamo all'entrata del decimo piano del Castello dell'Oblio. E sono arrivato al livello 35 e siamo qui pronti per aprire la porta, ma prima parliamo con Pippo.
Se ricordi la promessa fatta a Namine, allora hai ancora i ricordi importanti. Le promesse speciali come le tue devono essere mantenute. Ok, e apriamo la porta. Dove ci condurrà? Mi sembra che abbiamo un ultimo mondo da sbloccare qui. Esatto, la fortezza oscura. Ah no, per questo piano, in questo tragitto ne abbiamo fatti quattro. Un po' l'ho fatti, comunque quattro mi pare che erano. Wow, ve lo ricordate questo posto, ragazzi? Sento delle voci, chissà chi è. Shh. C'è qualcosa che non va. Mabel, non capisco. Sono venuto a salvarti. Bestia, non ti ho chiesto di venire. E comunque non importa, non tornerò con te. Stai sprecando il tuo tempo. Ben, ti rendi conto di quello che stai dicendo? Come puoi stare qui con quella strega? Non ho altro da dire. Ora vattene, prima che Malefica ti scopra. Malefica? Bell, perché? Non so cosa stia succedendo, ma va tutto bene? Non te ne prendere. Deve avere un motivo per dire quelle cose. Risparmiatevi la solidarietà. A nessuno importa di una bestia come me. Poverino. Vorrei tanto poterlo aiutare in qualche modo. Chiave del principio. Bene, perfetto. Hollow Bastion, la fortezza oscura. Dunque, vediamo. Abbiamo qualcosa da sfasciare? Questo forse? Ma sai che non lo so. Cos'è quel coso? Vediamo se è questa. Oh, finalmente. Però me ne serve una. Non ho una carta blu. Ah no, sì, ce l'ho. Una carta di livello inferiore a 3. E poi la chiave del principio. Eccola qui. Voi chi siete? Malefica ha rapito anche voi? Non esattamente. È una lunga storia. Aspetta. Quindi sei stata rapita. Non sei qui per tua volontà. Già. Non mi piace per niente stare qui. Quella strega mi ha costretta a venire qui. Non ho nessuno con cui parlare. Ho solo i libri per alleviare la mia solitudine. E poi c'è lui. Oh, mi è mancato tanto. Vuoi dire la bestia? Allora perché sei stata così dura con lui prima? Oh no, cavolo, era la voce di Pippo. Già, hai ferito i suoi sentimenti. Non capite. Non posso mostrargli quel che provo davvero. E beh, perché no? È solo che... Oh? Oh no! Sta arrivando! Nascondetevi, presto! Chi sta arrivando? Non c'è tempo per spiegare, nascondetevi subito! Ma dove? Chi? Oh, buongiorno Malefica! Cosa ti porta qui? Lui era qui, vero? Mm.
ha rischiato la vita per venire a salvarti. Perché lo hai respinto? Non chiederò il suo aiuto. Oh, e perché mai? Sai benissimo perché. Non cadrò nella tua trappola. Allora non mi rimane che costringerti a implorare il suo aiuto. No, è sparita! Cosa dobbiamo fare? Aiutarla, ovviamente. Che altro? Chiave della via. Perfetto. Che dovrebbe essere quello? Eccolo lì. Sì. Allora, una carta verde. Non ce le ho. Ah, sì, ce le ho. Poi una di livello 7. E mi sembra che tra queste rosse le ho quelle di 7. Sì, esatto. Eccola qua. Cosa stai aspettando? Chiamalo. No, non ti permetterò di fargli del male. Allora ti farò urlare io. Quello shock arriverà di corsa appena sentirà le tue grida. Basta! La bestia non è l'unico con cui devi vedertela. Vattene, ragazzo. Non sono affari tuoi. A meno che, ovviamente, tu non voglia unirti alle grida. Tutto questo è perfetto. Quando quel bruto sentirà le tue urla di terrore, cadrà dritto in mano mia. Non disturbarti, malefica. Sei venuto? No, non dovevi. Ti avevo detto di andartene da qui. Lasciami in pace. Non voglio rivederti mai più. Bell. Che cosa orribile da dire. D'accordo, se è questo che provi, capisco. La mia forma orrenda è la punizione per il mio egoismo e la mia incapacità di amare. Trasformati in un mostro senza amore, sono diventato ancora più egoista. Ma poi ho incontrato te, Belle. Sei l'unica persona che mi ha accettato. A poco, hai riscaldato il mio cuore freddo ed egoista. I ricordi dei nostri giorni insieme sono tra i più preziosi. Non li getterò via. Quindi, scusami, ma non posso lasciarti qui, anche se mi odierai per questo. Sarà la mia ultima azione egoista. Oh, bestia. Bene, bene. Non immaginavo che contata bruttezza potesse celare un cuore così bello. Tanto, oh no, dovrò cambiare il mio piano. Bestia, prenderò il tuo cuore al posto di quello di Belle. No, ti prego! Beh, niente cambiamento di piani. Toccherà il cuore di Bella allora. Sembra che le sue parole dure non rispecchiassero i suoi veri sentimenti. Ti ama, bestia. L'amore arde nel suo cuore. Maledetta, libera subito il cuore di Belle. Dove sei? È andata da quella parte. Le ombre sono fuggite là. Cosa ci fate qui? Non c'è tempo per parlare. Dobbiamo inseguirle. Mi aiutereste?
Certo, dopodiché, dopo ciò che hai detto, dobbiamo aiutarti. Andiamo a riprendere il cuore di Belle. Giusto. Chiave della verità. Ta 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 ta. Ok. Apriti. Sei stato bravo ad arrivare fin qui, bestia. Come premio, ti dirò perché Belle ti ha respinto. La mia magia nera ha bisogno di cuori di bellezza incomparabile. Belle era perfetta. In fondo al suo cuore, l'amore per te brillava di una luce rara. Ma aveva scoperto il mio piano. Negando il suo amore per te, ha messo il suo cuore fuori dalla mia portata. Ma mi ha salvato. Mi ha protetto. Non ha potuto nascondere i suoi veri sentimenti. Ho sentito abbastanza. Libera il suo cuore, malefica. Adesso. Se non lo farai. Non farmi spazientire. Non capisci perché te l'ho detto? Credevi fosse una gentilezza? L'ho fatto per toglierti i dubbi. Ora il tuo cuore arde d'amore per Belle. Avrò anche il tuo cuore, mostro. Non se ti fermiamo. Osate sfidarmi? Sciocchi patetici. Merda! Ci risiamo. Vai così. Vai, gli hai tolto un sacco, gli hai tolto Simba. Courage. Power. Vai Claude. Perfetto. Pensavo facesse la sua solita onda d'urto. Mannaggia a te. Vai. Ma quanto dura sto fuoco? Power. Fire. Aspetta. Oh, via. No. Sì, però che cavolo. A quale attacca? Vai ancora. Vai, bravissimo. Cavolo, mi devo curare. Vabbè, facciamo così. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. A fare anche forse più di qualcosa. Thunder. Power. Fire. Vai così, battuta. Senza usare la carta Omni, tra l'altro, eh. Perfetto. Malefica Drago.
Grazie. No? Dimmi che è bello. Sì. È tornata normale. Belle. E si mettono a ballare. Meno male. Ti prego, perdonami. Ho dovuto essere crudele. Ma non sono riuscita a nascondere i miei veri sentimenti. Sono io che devo scusarmi per aver dubitato di te. Non voglio ricordare mai più quel sentimento di rabbia, di solitudine. Allora non farlo. Mettiamo i ricordi felici al posto di quelli tristi. A cominciare da ora. Bell. Ecco che cominciano con le sdolcinatezze. Aiù. Già, è arrivato il momento di ripartire. Buona idea, muoviamoci. Lasciamoli soli soletti, poverini. Olle, porca miseria. Ce la siamo giocata brutta, eh? Guarda lì, ci ha conciato proprio per le feste. Ah. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli!